Buon pomeriggio, bentrovati a questo appuntamento speciale di A tu per tu dedicato alle elezioni amministrative del 2017. Innanzitutto le scuse da parte della nostra redazione per l'appuntamento saltato ieri per problemi tecnici che non siamo riusciti purtroppo a risolvere. Un ringraziamento va al candidato Sergio Abramo che è stato con noi per un'ora ieri nell'attesa di poter risolvere questo problema, cosa che chiaramente non è riuscita, però ha dato disponibilità a venire questo pomeriggio e a parlare con voi web spettatori attraverso anche la nostra web chat di quello che sarà il suo programma qualora dovesse essere eletto sindaco la prossima domenica, insomma dopo il turno di ballottaggio di domenica. Dobbiamo anche sottolineare che la nostra testata ha approvato, anzi no, l'ha approvato, ha invitato il candidato del centro-sinistra, il dottore Vincenzo Ciconte, che però ha declinato l'invito e quindi non abbiamo potuto insomma farvi ascoltare la sua voce, però ci sembrava giusto comunque dare spazio a chi la sua voce la vuole far ascoltare, in questo caso il candidato Abramo, che saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio, un saluto ai miei colleghi Danilo Coraccino e Antonio Cantisani. La formula non cambia rispetto a quello che abbiamo fatto diciamo in precedenza e quindi faremo questa chiacchierata un'ora circa, dando spazio alle vostre, come dicevo, alle vostre domande, e tranquillizzo anche tutti coloro che avevano scritto ieri che le domande sono tutte quante state archiviate e quindi avremo la possibilità di rivolgerle al candidato Abramo. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono via Facebook, cercheremo anche di rispondere a chi ci scrive sulla nostra pagina social. Allora, Abramo, cominciamo subito dall'attualità, diciamo, di questi giorni, dalla cronaca di questi giorni. Abbiamo letto una nota da parte di ex consiglieri della sua maggioranza, i quali io leggo testualmente una parte di questo lungo comunicato, anche abbastanza diciamo pesanti in alcune parti. Scrivono: altro che traditori e voltagabbana, la verità è molto diversa, è racconta di un sindaco padre padrone, generatore di una asfissiante cappa di piombo sull'amministrazione comunale e sulle scelte che dovrebbero essere compiute per il bene dei cittadini. Le chiedo innanzitutto se lei si sente un padre padrone e se in realtà, insomma, che cosa si sente di rispondere a questa nota che, devo dire, al di là di queste poche parole che ho letto, era abbastanza pesante, diciamo, nei suoi Voglio confronti. subito dire, mi dispiace che non ci sia il candidato Ciconte perché avrei voluto confrontarmi sui programmi e mi dispiace perché credo che questa sua assenza anche in altre occasioni sia poco rispettosa nei confronti degli elettori, quindi non, mi dispiace veramente perché credo che debba vincere il programma, debba essere votato il programma, come ha più detto anche nelle precedenti trasmissioni. Per quanto riguarda questo documento, siamo dei soliti, io non avevo mai assistito a una campagna così denigratoria nei confronti di un sindaco uscente. Diciamo che, tra parentesi, questo documento fa apparire il sindaco come padre padrone quando tutti sanno che, se per padre padrone si intende il fatto di essere rimasto 12 ore al giorno ed essermi interessato di tutto quello che succede all'interno del Comune di Catanzaro, posso benissimo accettarla, ma la forma che è stata utilizzata con questo comunicato stampa mi sembra che sia denigratoria al massimo. Poi vedranno anche gli avvocati se ci sono gli estremi di una querela, però credo che quello che è stato portato avanti in questa campagna elettorale, ripeto, e voglio ricordare che anche il centro-sinistra, al di là delle critiche che mi hanno sempre mosso anche in consiglio comunale, non hanno mai messo in dubbio la trasparenza amministrativa del sindaco Abramo, che il sindaco Abramo potesse avere degli interessi, anche perché in molte pratiche, io sono stato un uomo libero, addirittura il centro-sinistra mi ha anche appoggiato su alcune pratiche. Quindi questa campagna elettorale è portata avanti da chi stava prima nel centro-destra e ora è andato nel centro-sinistra, guarda caso si sono accorti qualche giorno prima di avere a che fare con un sindaco che gestiva il comune come padre padrone. Se ne sono accorti solo gli ultimi giorni, perché dal momento in cui si sono decise le candidature hanno deciso di andare via e comunque anche noi di non accettarle, quindi è solamente una scusa. Se poi entriamo addirittura nel merito di alcune questioni che io ho letto su questo comunicato, vorrei anche comunicarlo ai cittadini. Si parla per esempio del bando fatto per amici,
per quanto riguarda la gestione dei lidi. Noi abbiamo fatto un bando molto trasparente in cui abbiamo detto, in questo bando, a parte che c'è la firma del dirigente anche per la vicenda del piano spiagge, se erano previsti o non erano previsti, ma vorrei ricordare che noi abbiamo affidato due lidi ai due, gli unici due alberghi che stanno su Catanzaro Lido che non avevano il lido a mare. Quindi voglio dire, uno è l'Hotel Perla del Porto e l'altro è l'Hotel Niagara, perché l'Hotel Palace ha sempre avuto il lido a mare, sono due alberghi, che questi sono invece due alberghi che non hanno mai avuto la possibilità di avere un lido. Mi pare che in una zona in cui si dice di voler fare turismo sia necessario offrirgli questa possibilità, e noi l'abbiamo inserito nel bando, abbiamo inserito che la priorità, cioè, era il bando era alberghi. Su questo sì, il bando era, sì, era poi chiaro. Ci sono altre questioni come quella della gestione delle società partecipate, che non è vero che siano state gestite al meglio le società partecipate, ma le società partecipate, visto e considerato che ormai la trasparenza è nella legge, molti parlano di trasparenza, di voler portare trasparenza nell'amministrazione pubblica, ma è la legge già che prevede la trasparenza degli enti pubblici, la nuova legge che è stata approvata qualche anno fa, a tal punto che tutte le determine vengono pubblicate un momento dopo essere state firmate dai dirigenti, quindi tutto viene pubblicato. Le gare sono gare europee, quindi possono partecipare da tutta Europa le ditte. Per quanto riguarda gli atti, vengono trasferiti sul portale del comune pochi minuti dopo essere stati sottoscritti dai dirigenti, ma vorrei ricordare che le società miste, i bilanci sono pubblici, sono già pubblicati sul sito del comune. Vorrei ricordare che l'AMC è da 3 anni che ha utili nel bilancio, circa 350.000 euro. La Catanzaro Servizi è da 3 anni che pareggia il bilancio, il Politeama è da 3 anni che ha un utile di 60.000 euro. Ma vorrei anche ricordare che queste società, proprio chi ha sottoscritto questo documento, aveva la delega, per esempio uno all'AMC, addirittura il presidente, un altro dei consiglieri comunali aveva voluto il presidente della Catanzaro Servizi. Quindi se io ho gestito male la cosa pubblica, vuol dire che loro erano d'accordo con me. Oggi invece esce un documento, guarda caso, un giorno prima, due giorni prima delle votazioni, e guarda caso si sono accorti alla fine che il sindaco Abramo gestiva il comune, come dicono loro, come padre e padrone. Allora, qualche mese fa, qualche anno fa, si diceva che c'era qualcuno dietro di me a gestire il comune. Oggi invece sono padre e padrone, quindi dicono tutto e il contrario di tutti. Quindi credo che siano poco credibili da questo punto di vista. Allora, cominciamo con il giro di domande da Danilo Colacino. Prego, Danilo. Allora, dopo la, diciamo, impraticabilità di campo di ieri, mi è successo anche al TG5, quindi noi... Infatti, abbiamo saltato le 13 del TG5, quindi è ben più grave della nostra piccola se realtà. Qualcuno avesse qualcosa da dire, come dire, rivolgersi ai piani superiori, ma a prescindere da questo, chi chiudo, volevo fare al sindaco una domanda precisa, perché lui è abilissimo, però forse deve implementare la risposta, a mio modesto avviso, ovvero il punto focale è questo, e credo che quel comunicato, al netto di certe espressioni, magari sopra le righe, ma questo non devo essere io a giudicarlo, ci mancherebbe altro, vuol dire proprio questo concetto qua. Vediamo se ci troviamo e vediamo poi la risposta. Allora, Montanelli negli anni 90 diceva che era meglio essere sindaco di Milano che ministro dell'interno. Vittorio Feltri adesso dice che i ministri, con questo presidenzialismo di fatto, ovviamente mi riferisco al premier, non costituzionale, ma di fatto i ministri non contano nulla perché conta il premier. Allora io mi chiedo, certo, il sindaco di Catanzaro, con tutto il rispetto, non è il sindaco di Milano, però un sindaco comunque di una città capoluogo di regione, seppur di una delle ultime regioni d'Italia, deve essere un uomo solo al comando o l'allenatore di una squadra che deve, diciamo, agire coralmente? E rispetto a questo dobbiamo fare chiarezza, cioè il sindaco che cos'è? L'uomo che si carica su di sé come Atlante tutte le responsabilità e tutti i pesi, o colui il quale deve coordinare una compagine, una squadra, uno spogliatoio? Io le faccio una domanda: succede qualcosa, con chi se la prendono? Con l'assessore o col sindaco? Visto che c'è l'elezione diretta del sindaco, con chi se la prendono? Se la prendono col sindaco. Allora vuol dire che la squadra deve seguire il progetto del sindaco, è il sindaco che dà le indicazioni. Il sindaco è un amministratore delegato che ha i suoi dirigenti, che possono essere anche politici, in questo caso la squadra di giunta, che deve seguire il programma del sindaco.
Ma il sindaco non può lasciarle libere, perché se li lascia libere ritorniamo a quello che è accaduto nel centro-sinistra tanti anni fa, dove il sindaco non era a conoscenza di cosa accadeva nei settori. Quindi un sindaco deve essere capace di saper gestire la cosa pubblica e la deve gestire con i suoi uomini e deve stare attento che tutto vada a buon fine. E bisogna controllare, non bisogna lasciare liberi gli uomini solo perché sono assessori e hanno una delega. Quindi perché se va male, se succede qualcosa, se la prendono col sindaco. Nessuno mai se l'è presa con l'assessore. E l'elezione diretta del sindaco è proprio in virtù di questo. Tanti anni fa, se vi ricordate, i sindaci potevano anche cambiare, perché era la coalizione politica che decideva chi nominare il sindaco. Ma se vi ricordate, le amministrazioni erano ingessate, perché il sindaco veniva ricattato o facevi quello, o altrimenti ti sostituiamo. Oggi con l'elezione diretta del sindaco la comunità elegge Sergio Abramo a sindaco e vuole che sia Sergio Abramo il responsabile, tanto è vero che se mi fermano su Corso Mazzini e mi dicono che non annaffiano le piante, faccio uno stupido esempio, se la prendono con me e non certo con l'assessore o col dirigente di turno, perché credo che sia giusto. D'altra parte, se la squadra non funziona, addebitare al sindaco. Quindi è un accentratore non per vocazione o per indole, ma quasi per obbligo, diciamo, perché nei fatti che sia così. Ma scusatemi, nella vostra azienda Catanzaro Informa c'è un responsabile a cui voi fate riferimento? Certo. Se voi sbagliate, cosa fa il direttore? Vi richiama all'ordine e vi dice certo. Bisogna fare in questo modo. Certo. Funziona alla stessa maniera, funziona nelle aziende, funziona qui da voi, funziona nell'amministrazione pubblica. Cosa diversa invece è lì che si andrebbe a sbagliare. C'è una coalizione, ci sono le liste, arriva la lista che ti dice io voglio un assessore allo sport, alla pubblica istruzione, alla cultura. E allora, caro sindaco, la delega è mia e faccio io come meglio credo per quanto riguarda la cultura. No, il programma è del sindaco, l'assessore deve collaborare col sindaco per portare a termine quell'obiettivo. Guai a dare delega piena perché messo da un partito e poi possono decidere di fare quello che vogliono, perché poi a pagarne il prezzo è il sindaco. Ma poi questo problema non è mai accaduto nel comune di Catanzaro, perché non c'è stata mai nessuna contestazione da parte di un assessore o non c'è mai stata tutti gli atti deliberativi sono sempre stati approvati all'unanimità. Quindi vuol dire che il sindaco dialoga molto con gli assessori. Io dialogo dalla mattina alla sera con gli assessori. Decidiamo insieme le cose da fare, però ci deve essere un sindaco che segue tutto. Non ci può essere un sindaco che delega e basta, vanno fatte in sinergia, una collaborazione. Tu quando è che sei un buon amministratore di un'azienda? Quando riesci a coinvolgere tutti i tuoi dirigenti, non quando eserciti il comando. Non ti funziona l'azienda se eserciti il comando. Se l'azienda funziona è perché tu hai dei rapporti ottimi con i tuoi collaboratori, che poi sono i tuoi dirigenti, altrimenti se non ti stimano l'azienda non va avanti. La stessa cosa è al comune. È un tutt'uno tra la classe politica, quindi consiglio comunale, la squadra di giunta e i dirigenti del comune e anche i funzionari. È un gioco di squadra. Poi è normale che non sempre puoi andare d'accordo con tutti, ci può essere qualcuno che ha delle idee diverse, però in linea di massima è così. Allora Antonio, e poi entriamo un po' nel programma, questo è un giro di domande politiche, poi andiamo anche perché ci sono tante domande della gente che vuole risolti i problemi, diciamo, più concreti. Andiamo. Sì, io penso che effettivamente proprio sul contenuto del programma siano molto soprattutto i nostri elettori, oltre anche alle nostre curiosità. Quindi resto anche io su questo filone, diciamo, tra virgolette, politico, siccome si sta parlando di giunta, assessori, eccetera. Il sindaco Abramo, nel caso in cui venisse rieletto domenica, ha già in mente una squadra, una lista di assessori? Se sì, non chiede i nomi ovviamente, con quali criteri sarà composta e se soprattutto ci sarà un'apertura alla società civile? Ma io credo che al pubblico interesse poco la squadra che il sindaco andrà a formare, fermo restando che il sindaco ha l'esigenza di avere dei professionisti, perché altrimenti che deleghe do? Allora tanto vale trattenerle tutte, faccio una giunta a 6
e ho risolto il problema. È normale che io debbo servirmi, se vado all'urbanistica, devo dare la delega all'urbanistica, è normale che ci vuole un ingegnere o un architetto, su questo non c'è ombra di dubbio. Se scelgo un assessore al bilancio devo scegliere un commercialista, su questo non c'è dubbio. Ma io credo che interessa poco ai cittadini la squadra che tu ti vai a scegliere. Il problema è la capacità di spiegare il programma e soprattutto la capacità di portare avanti quel programma. Io quando mi sono candidato nel 2012, vorrei ricordarvi, io non volevo ricandidarmi, perché chi lascia un buon ricordo come quello che lasciai nel 2001, che fui eletto come il sindaco più votato d'Italia, è normale che tu non ritorni a fare il sindaco, perché puoi fare solo peggio in un momento di crisi come quello attuale, dove ci sono stati dei tagli enormi ai comuni. Ma la mia scommessa, quando mi sono candidato nel 2012, qual è stata? Quella di risanare il comune, perché nessuno credeva che dal punto di vista finanziario si potesse recuperare il bilancio del comune di Cavazzaro. Bene, noi ci siamo riusciti, questa è stata una grande scommessa, abbiamo eliminato tutti i debiti, oltre 50 milioni di euro, le partecipate, nessuno credeva si potessero cancellare le partecipate, perché nessun comune l'ha fatto in Italia. Informatevi, io sono stato chiamato dal ministro della funzione pubblica, che tra parentesi è anche la cugina della mia vice sindaco, e mi ha chiesto in separata sede come avessi fatto a chiudere 5 partecipate, perché nessuno in Italia ha avuto, comuni capoluoghi di provincia, piccoli paesini, sì, nessuno è riuscito a chiudere le partecipate. Io ho chiuso le partecipate, non ho pagato i debiti che erano stati prodotti perché non certificati dal comune, e ho salvato tutti i dipendenti, ho chiuso 5 partecipate, vorrei ricordarlo, che erano partecipate che facevano solo buche. Io vorrei ricordare che solo l'ambiente e servizi aveva in pancia 6 milioni di euro di debiti, che fuoriuscivano, erano cosa diversa dal contratto di servizi di 3 milioni. E vorrei ricordarvi che appena sono arrivato all'AMC, la BNL non voleva pagare gli stipendi, perché non c'erano soldi e perché il rating dell'AMC era così basso che non volevano dare neanche l'affidamento al comune di Catanzaro. E poi vorrei ricordarvi che non c'era nessun progetto che era attivo dei fondi europei, che erano stati sottoscritti un accordo di programma per i famosi PISU nel 2007, nel 2012, data in cui io sono entrato al comune, non c'era neanche un progetto preliminare approvato, il che significa che quei finanziamenti nessuno li aveva portati avanti. E poi vorrei ricordarvi che nel 2012 eravamo pieni di rifiuti. E vorrei ricordarvi, e tutti lo sapete a Catanzaro, che i rifiuti erano per strada, perché la discarica di Alli, che doveva esaurirsi nel 2020, ha chiuso nel 2010, perché abbiamo, con una lettera firmata allora sindaco e il presidente della regione, abbiamo portato i rifiuti nella città di Catanzaro, della provincia di Cosenza e anche della città di Napoli, 650.000 tonnellate che sono registrate sulle bollette di consegna dell'impianto di Alli. Quei 650.000 tonnellate che sono arrivate alla provincia di Cosenza grazie al fatto che Catanzaro, come area centrale, in base alla legge 2004, ha fatto gli impianti e sono stati riempiti. Cosenza e Reggio non li avevano fatti, quindi qualcuno doveva dire: io sono solidale con te, ti faccio portare i rifiuti per 15 giorni, ma tu il giorno dopo parti con l'impianto. Invece Cosenza e Reggio ne hanno approfittato a scaricare a Lamezia, a Catanzaro, ad Alli e anche vicino Lamezia, dove c'è la discarica Pianopoli, e ci hanno riempita. Questa non è modo di gestire la cosa pubblica. Io avrei accettato per 15 giorni, ma non avrei fatto scaricare 650.000 tonnellate, che sono il quantitativo di 7-8 anni che sono arrivati qui sul nostro impianto. Bene, allora dico a tutti quanti che siamo in studio, domande più rapide e risposte anche più rapide, perché ci sono veramente tantissime domande. Cominciamo da Filippo, il quale dice: buongiorno caro sindaco, è inutile fare opere che sono abbandonate già nel nascere, vedi il lungomare di Giovino, il lungomare di Marina, l'area Gaslini. Questo sì, è un problema. Sì, tanto è vero che non lo abbiamo risolto, perché Gaslini è stato pubblicato 15 giorni fa il bando, perché lo daremo all'esterno, perché non riusciamo a fare le manutenzioni. E per quanto riguarda il verde pubblico, con 6 operari della Catanzaro Servizi non avremmo potuto gestire tutta la città di Catanzaro. Abbiamo pubblicato un bando, ha vinto la gara una ditta, tra cui anche Baglioni, che è esperto di piante,
per la verde, per le zone a verde nella città di Catanzaro. Sono partito un mese fa, dobbiamo dargli il tempo per coprire tutta la città di Catanzaro perché c'è molto arretrato, tra cui anche come dire, mettere a norma anche tutta la parte del verde, mi riferisco a alberi che devono essere sicuramente... Sì. Anche la zona, insomma, abbiamo visto delle foto anche della terrazza del San Giovanni, insomma, in assolutamente, sul verde dovremmo fare una manutenzione straordinaria e la faremo con questa ditta che si è appaltata però da qualche mese, proprio perché noi non siamo efficienti con 6 dipendenti nella Catanzaro Servizi. Come si fa a gestire il verde pubblico da Sant'Elia a Catanzaro Lido e da Siano a Gagliano? Un territorio di 102 km quadrati, ma si può gestire con 6 operai? Lei pensi che quando noi andavamo a Corvo per il taglio dell'erba impiegavamo 15 giorni, oggi la ditta impiega un giorno solo perché ha i mezzi, oltre che è dipendente ha i mezzi, però abbiamo un arretrato che stiamo cercando di recuperare, ma non vi è dubbio che il verde va gestito meglio, su questo non c'è assolutamente dubbio, dobbiamo dire anche le cose che non sono andate. Andrea dice: quali sono i progetti per riqualificare i quartieri di Sale e Santa Maria, visto che si parla sempre solo di Lido e centro storico? I quartieri di Sale e Santa Maria. Santa Maria è inclusa nelle aree degradate e proprio oggi è arrivato al Ministero l'approvazione di questo progetto di 18 milioni di intervento pubblico e 16 per quanto riguarda il privato. Sono 34 milioni di euro che partiranno da Santa Maria per zona Corvo, Aranceto e Fortuna. Per quanto riguarda Catanzaro Sala abbiamo 2 o 3 progetti che sono stati finanziati, perché parliamo di finanziamenti. Non è un problema di volontà del sindaco, perché se fosse il problema solo di volontà, un problema di volontà, il sindaco vorrebbe intervenire su tutti i quartieri, ma il bilancio a zero, perché vorrei ricordare che negli ultimi 3 anni, sommandoli, a oggi abbiamo un taglio da parte del governo centrale di 9 milioni di euro sul bilancio del comune. Tutto quello che io ho risparmiato sul buco delle partecipate, che era di 9 milioni, se l'è preso lo Stato. Oggi, se il comune di Cosenza, se il comune di Reggio Calabria hanno il teatro chiuso, vuol dire che non hanno 400-500 mila euro per poterlo aprire, il che significa che i comuni sono in ginocchio. Ecco perché quando parliamo di programma dobbiamo parlare ed essere seri con chi andrà a votare e dire le cose possibili che si possono fare. Quello è un finanziamento che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda Catanzaro Sala ci sono solamente alcuni interventi, un piccolo parco sulla Fiumarella, abbiamo bonificato la vecchia Italcemente e sono previste le nuove stazioni di fermata per quanto riguarda il pendolo, ma sono anche previste nel progetto che ho presentato alla Regione la riqualificazione per esempio della vecchia stazione di Catanzaro Sala, perché lì vorremmo trasferire la sede dell'AMC e utilizzare quello spiazzo enorme facendo una stradina di accesso dalla vecchia Italcemente per far sostare gli autobus privati in quella zona, quindi un terminal per i bus, per gli autobus, e non farli entrare più in città. Però si può fare lì perché c'è la fermata della metropolitana, che è l'unico strumento, è l'unico, diciamo, mezzo di trasporto che può, nel momento in cui arrivano alle 8 di mattina 100 autobus, trasportare tantissima gente che viene con le autolinee private. Dei comuni limitrofi. Franco Pisserà, a proposito del Parco Fiumarella, diceva che i lavori, insomma, sono fermi da 12 anni, quando inizieranno? Ha dato, insomma, un po'... No, è sbagliato perché se andiamo a vedere la gara d'appalto di 2 anni fa, ma si è bloccata perché c'è stata una variante che è stata presentata sul pendolo. Da parte del pendolo, perché il pendolo, nel momento in cui abbiamo provato il progetto, c'è stata una piccola variante e hanno detto dovete spostare questo parco e quindi aspettate perché stiamo procedendo per gli espropri. E allora ci siamo dovuti bloccare, perché le gare d'appalto poi bisogna entrare nel merito, capire perché si bloccano o no. Antonio Mancuso dice: intende richiamare, sindaco, la società della raccolta differenziata, visto le inadempienze, visto che il comune paga un canone così alto. Lei è soddisfatto di come, diciamo, viene gestita la raccolta differenziata in questo allora momento? Sono soddisfatto per il risultato certo. Raggiunto, siamo i pochi in Italia, quindi la gente ha partecipato, ma se il sindaco nel mese di aprile-maggio ha fatto 30.000 euro di multa, se nel mese di febbraio ne abbiamo fatti altri 7.500, ma sono pubblicate sul sito,
Io per questo molte volte voglio il confronto, perché uno può dire quello che vuole, però deve dimostrare poi sulla carta che le cose veramente le ha fatte. Allora io non voglio dire ho fatto 30.000 euro di multa, andate sul sito del comune e vedete, vedrete la determina del dirigente che ha fatto 30.000 euro di multa, e mi pare che non siano poco 30.000 più 7.000, 5 in 3 mesi, 40.000 euro di multa. Però quando si dice, attenzione, prende un sacco di soldi la ditta, attenzione, perché noi abbiamo fatto un piano industriale serio, noi abbiamo fatto uno studio di fattibilità prima di fare la gara con la società che ci ha fornito il CONAI, che è la società specializzata in Italia e che ha realizzato anche il progetto per il Comune di Salerno, che ha stabilito anche i costi, perché se noi diciamo diamo 800.000 euro alla società Siego e non registriamo il fatto che 600 magari 1.000 euro sono di stipendi, uno pensa chissà che cifre stiamo erogando alla società. Guardate che sull'appalto complessivo lo stesso studio che ha fatto, diciamo, tutto il capitolato ha previsto un utile pari dal 7 al 12%, quindi questo è l'utile se non ci sono delle difficoltà da parte della società che ha su questo tipo di appalto. Bene, ci sono molte domande, Sindaco, anche sul conservatorio, scusate colleghi, ma davvero ce ne sono tantissime, dire. Quindi facciamo quest'ultima sul conservatorio e poi ecco, ci si chiede se da settembre la situazione potrà ritornare normalizzata. Sì, diciamo, la gente si chiede se ci sarà una situazione duratura, diciamo, col conservatorio, al di là della ripresa già dei corsi. Il conservatorio, da quando io mi sono insediato nel 2012, che sta funzionando, l'abbiamo sempre finanziato. Abbiamo avuto solamente un problema a ottobre, perché la Corte dei Conti ha bloccato la spesa. Cosa significa bloccare la spesa? La Corte dei Conti ha registrato che su 100 che dobbiamo incassare dai cittadini erano stati incassati 70, dice finché non incassi gli altri 30 tu non puoi spendere, ti blocco la spesa. Infatti col conto consuntivo abbiamo approvato, non mi ricordo se il 30 di aprile quando è stato, abbiamo approvato il conto consuntivo dove abbiamo registrato che una parte di quell'incasso è arrivato, il pomeriggio stesso abbiamo fatto ripartire il conservatorio, la delibera era già pronta il pomeriggio ed è ripartito. Ora aspettiamo la nuova annualità per farlo ripartire. Nessuno vuole escludere il conservatorio da questa città, assolutamente. Bene, uso una piccola esca in termini giornalistico, insomma, anche se non abbiamo bisogno, visto che ci sono tantissimi web spettatori. La domanda sul Catanzaro, che è quella più gettonata, la farò, ma la facciamo dopo, così li teniamo incollati tutti quelli che vogliono avere una risposta eventualmente dal sindaco. Danilo, cominciamo. No, allora me l'hai buttata perché volevo però citare gli amici, non faccio la domanda ovviamente, dopo la tua. Però voglio dire, voglio citare, ieri tu anche mostrato dopo. Amici che addirittura su Messenger, anche persone che non sono miei amici di Facebook, mi stanno, un certo signor Quirino e altri eccetera, mi stanno compulsando per chiedere proprio questa cosa, e poi lo farà logicamente Davide, naturalmente Davide. No, io allora, diciamo, un po' spiazzato da questo fatto, volevo tornare invece al discorso della politica, mi concederà Davide, diciamo, questa divagazione sul tema, per così dire, e volevo capire una cosa, perché io, questa è una questione, mi sono ripromesso, chiedo scusa per il gioco di parole, di approfondire subito dopo la fine del ballottaggio, perché forse adesso sarebbe scorretto, però vorrei scriverne e vorrei parlarne ovviamente avendo fatto i dovuti approfondimenti giornalistici. Perché questa campagna elettorale è stata così virulenta? Cioè, mi spiego bene, tutte le campagne elettorali ovviamente, soprattutto con il meccanismo di adesso, sono divisive, sono laceranti, addirittura anche le primarie all'interno di uno stesso partito sono così. Però credo che questa campagna elettorale noi lo abbiamo subito sulla nostra pelle, soprattutto qui in redazione, diciamo, da prima di Natale, non da adesso, diciamo dal momento caldo clou. Questa campagna elettorale ha fatto impallidire la famosa pane politica, cioè pane politica sembrava un giochino per bambini rispetto, ripeto, alla veemenza e alla virulenza e anche a livello di tentativi di condizionamento che noi dalla stampa abbiamo subito. Perché tutto questo? Qui protest tutto questo? Mi piace che tu mi facci queste domande, perché sai perfettamente cosa c'è dietro a questa domanda. Ma lo deve dire il sindaco, bravo. Io non conto nulla. Perfettamente. I troppi no detti dal sindaco, l'autonomia del sindaco, il fatto
che nessuno si aspettava che Abramo potesse raggiungere questo risultato. Tu sai che 6 mesi fa mi davano per spacciato. Anche molto meno, diciamo. Anche molto meno. Tu sai perfettamente che normalmente un sindaco uscente può fare decine e decine di liste, è più facilitato rispetto ad altre, e io non ho voluto fare questo per raccogliere tutti coloro che stavano vicino a me per inserire una lista, perché significa prenderli in giro, perché sono solo portatori di voti, non usciranno mai, e perché bisogna concentrare le liste, perché abbiamo parlato di rinnovamento, e il rinnovamento alla politica non piace, e tu lo sai perfettamente, perché molti prendono ormai il posto come consigliere comunale come un diritto acquisito, va bene, e voglio rimanere per 20 anni, 30 anni, poi lasciamo stare se hanno dato il proprio contributo o no, ma chi si siede non vuole mai andare via, e quindi ha dato fastidio questo rinnovamento fatto di Abramo, ma tu sai perfettamente che ci sono molti no, uno per uno, tant'è vero che c'è stato anche una parte del mondo imprenditoriale che ho avuto contro per aver detto dei no, perché voglio essere un sindaco libero, voglio potermi esprimere nei prossimi 5 anni al meglio, perché devo lasciare un ricordo se sarò eletto, non come questi primi 5 anni in cui ho dovuto abbassare la testa e lavorare per risolvere problemi che mi erano stati lasciati da altri. Perché il problema dei rifiuti, dei debiti, delle partecipate e di tante altre cose di cui voi siete a conoscenza, vedi Parco Romani, vedi la vicenda quindi dell'ente fiera, che oggi abbiamo, come avete visto, giudicato anche al secondo, la questione del depuratore, la questione della metropolitana che non sarebbe partita se non ci fosse stato l'interessamento del sindaco, perché sono dovuto andare a Roma a giustificare il piano industriale della metropolitana, perché non si sostiene. A Roma, quando hanno visto che per sostenere la metropolitana ci vogliono 9 milioni di biglietti venduti, mi hanno detto noi lo bocceremo. Allora il sindaco è andato a Roma e ha detto non vi preoccupate, farò una società con la MC, eviterò il gomma del Lido a Catanzaro che rappresenta un terzo del finanziamento che noi prendiamo dalla regione, prenderò 2,5 milioni e li riverserò sul sistema metropolitano e ho salvato la metropolitana. Mi riferisco a tutte le altre cose che il sindaco, viste le opportunità, ha utilizzato, come l'impianto a LED. Siamo l'unica città al sud che ha realizzato l'impianto a LED senza togliere neanche un centesimo dal bilancio comunale. Ne abbiamo fatte di cose, soprattutto 83 cantieri. Se qualcuno ha la pazienza di andare a informarsi, se a Lamezia, a Crotone, o a Vibo, a Cosenza, o a Reggio, ci sono, quanti cantieri ci sono, vi risponderanno al massimo 1 o 2. Catanzaro ne ha 83. Cosa significa allora? Che abbiamo avuto una grande capacità di presentare progetti e di vincere questi bandi, ma c'è stato dietro un gran lavoro che non è stato portato avanti dai nostri dirigenti, e tu lo sai perfettamente, perché i dirigenti sono rimasti in pochi al comune, abbiamo meno del 40% del personale che dovrebbe avere il comune di Catanzaro, vedi Cosenza c'ha 700 dipendenti e c'ha 76.000 abitanti, noi 93.000 ne abbiamo 280, perché diciamolo chiaramente nel 2008 non hanno fatto i concorsi, nel 2010 è arrivato il blocco della legge e quindi non abbiamo potuto più sostituire questi dipendenti che erano andati in pensione, noi ne paghiamo le conseguenze, quindi il sindaco non è potuto andare tra la gente a spiegare quello che abbiamo fatto, il sindaco ha dovuto rimanere 12 ore al giorno perché si è dovuto scrivere direttamente col suo staff i progetti, perché li ho scritti io, la gara sulla differenziata con la società di consulenza che mi ha dato il CONAI previsto dall'accordo con l'ANCI, sono stato io a leggermi 1000 pagine per vedere come migliorare i servizi, non lo può fare la classe dirigente del Comune di Catanzaro, perché ci sono dirigenti che hanno addirittura come RUP, sono responsabili su 30-40 progetti. Vogliamo dire che mi sono state consegnate le scuole chiuse e non dovevano essere chiuse? Vogliamo dire che c'erano dei fitti che pagavamo a vuoto e che io ho eliminato il giorno dopo che sono entrato? Vogliamo dire che la bolletta della Telecom, nonostante avesse vinto la gara di Consip, ci applicava il doppio con i vecchi contratti? Vogliamo dire che c'erano 37 contratti con agenzie che vendevano l'energia al Comune di Catanzaro e è bastato chiudere un contratto con l'Enel per risparmiare altri 350.000 euro? Vogliamo dire che c'erano soldi per spese di rappresentanza che oggi non ci sono più? Vogliamo dire che il Politeama
prima oggi costa 280.000 euro, la stagione prima costava 1.200.000. Vogliamo dire che abbiamo realizzato un'opera lirica che è costata, prodotta dalla Fondazione Politeama, 100.000 euro? Vogliamo dirle che quella precedente, l'ultima fatta, prodotta dal Politeama, è costata 900.000 euro, quando io la Ida di Zeffirelli l'ho pagata 250.000 euro? Vogliamo dire che c'era il management e il Politeama che prendevano 350.000 euro diviso 4, adesso ci sono solo 60.000 euro? Vogliamo dire che c'erano 120.000 euro di spese di rappresentanza a Politeama e oggi non ci sono più? Le vogliamo dire queste cose? E allora è normale che un sindaco, addirittura assicuravamo pure le macchine dei vigili urbani per furto, 120 macchine, 280.000 euro, e non hanno mai fregato una macchina in 10 anni. E noi pagavamo anche 280.000 euro per le macchine dei vigili urbani, figuriamoci se qualcuno si prende il lusso di rubare una macchina dei vigili urbani con la scritta Comune di Catanzaro, con la sirena sopra, ma stiamo scherzando? E noi spendevamo 280.000 euro. È normale che un sindaco, giustamente, ha cercato di lavorare. E vorrei ricordarvi anche il consorzio Catanzaro 2000, che aveva, quando lo lasciai io, 3 milioni in cassa, e l'ho trovato con 1 milione di debiti, senza nessun impegno da parte dell'amministrazione comunale. Ma vorrei ricordarvi che mentre io lavoravo per fare tutte queste cose, io ho avuto nello stesso periodo, quello indicato da te, i consiglieri tutti contro. I consiglieri, quelli che poi sono andati dall'altra parte, perché volevano altro, cosa che io non concedevo. Ma tu gli hai dato supernomine però, eh? Io ho dato supernomine, certo, cioè, assolutamente anche sì. A persone che probabilmente non avevano le competenze e i titoli per fare, cioè questo è assolutamente sì. Ma non li è che gliel'ho sì. date io. Assolutamente sì, assolutamente sì, ed è il motivo per cui non li ho voluti più, assolutamente. È il motivo per cui ho voluto rinnovare le liste. E guarda che ci vuole coraggio per rinnovare le liste, perché il sindaco, se avesse avuto quei consiglieri, hanno portato 6.300 voti. Io vincevo al primo turno al 54%. Io l'ho messo, l'ho previsto che avremmo potuto non vincere al primo turno. Ho detto meglio al ballottaggio, ma è meglio liberarmi una volta per tutte. Perché se noi vogliamo dare spazio ai giovani, parliamo di spazio ai giovani. Quante volte si è detto nelle campagne elettorali? Quante volte poi non si è fatto niente per i giovani? Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo dato, senza guardare i colori politici, i ragazzi di altrove. Sono andati avanti, un grosso festival che è andato avanti negli anni. Addirittura ho chiesto di produrre nel cartellone del Politeama uno spettacolo, e sono stati meravigliosi. Abbiamo raccolto tutti i migliori ragazzi che sono fuori da Catanzaro per fare questo spettacolo. I ragazzi parliamo di altrove festival. Festival. No, hanno prodotto nel Politeama. Hanno prodotto. Parliamo dei Silent Week. I ragazzi che stanno facendo questa mostra bellissima sull'artigianato, che rilanceranno quest'anno in maniera forte questa mostra e la porteremo a livello nazionale. Parliamo di Eman, che ho voluto al concerto di Capodanno, anziché pagare 250.000 euro, ci è costato molto, molto di meno. È un nostro cantautore di Catanzaro, bravissimo, che ha riempito la piazza. Parliamo di Antonio Pascuzzo, uomo di sinistra, tessera PD, che ho chiamato per risparmiare sugli spettacoli, e tutti gli avete dato atto che ha fatto una stagione bellissima con 4 soldi dati dal Comune di Catanzaro. Eppure, voglio dire, ci sono anche lo stesso Magna Grecia Film Festival, anche Gianvito Casadonto, un giovane che noi abbiamo portato avanti, non è che sia costato molto al Comune di Catanzaro, eppure credo che il risultato sia stato enorme, perché per la prima volta trovare degli attori americani che passeggiano per il quartiere di Lido, credo che sia stato... La Madonna a mare, ha portato Mira e Paul Sorvino sulla barca La Madonna a mare. Allora, tutte queste cose, non è stato facile in solo 4 anni e mezzo. Vorrei ricordarvi anche il periodo brutto che abbiamo vissuto come amministrazione. Qualcuno dice il sindaco ha cambiato 30 assessori, io non ho cambiato 30 assessori, io ho fatto un ragionamento. Qualcuno dice 32, dei nostri web spettatori. Io ho fatto questo ragionamento. E il conto è presto fatto. 4 per 8. No, il problema è stato questo, 9 sono. E il problema è stato questo, giunta politica appena eletta. È successo quello che è successo, certo. Non sapevamo che cosa ci potesse essere dietro. Per evitare che succedesse qualcosa abbiamo detto, per tranquillizzare la città dobbiamo andare avanti, non possiamo stare con la spada di Damocle della procura, non sappiamo cos'è sto Catanzaropoli, che poi essersi liberato. Però qualcuno non te l'ha perdonata di quella vicenda. Allora abbiamo fatto la giunta tecnica, quindi 9, e poi è cambiata la giunta tecnica.
per 2 anni, abbiamo detto, per poi farla ritornare nuovamente in politica. Questa è stata la trasformazione. Ma poi può essere il problema della giunta, cioè se io voglio cambiare la prossima legislatura 100 assessori, ma è un problema di qualcuno, il problema è mio. In questo momento si sta votando, per quanto riguarda le elezioni, si votano gli assessori o si vota il sindaco? Allora il sindaco deve essere libero di scegliersi quello che vuole. Se per me un assessore non va bene, io devo essere libero di poterlo cacciare e non devo avere critiche da parte di nessuno, perché il risultato lo devo portare io. Fermo restando che io queste cose le ho fatte con una parte sicuramente della, diciamo, voluta anche dagli stessi partiti che mi hanno appoggiato. Io non sono mai andato per conto mio, l'abbiamo sostenuto tutti quanti insieme, anche la giunta tecnica, se vi ricordate, è stata fatta una riunione tra i partiti, lo abbiamo deciso insieme. Poi non ci siamo, qualcuno se l'è sentita, sulla lungaggine della giunta tecnica rispetto a quella politica, ma io non potevo utilizzare la giunta tecnica per pochi mesi. Anche perché c'erano alcune figure straordinarie. Va bene, avevo raccomandato la brevità delle risposte, sì. Invece siamo stati fiume, diciamo. Un po' lui. Sì, è lui, va sul politico. Lo so, ma lui va sempre sul politico. No, magari gliela faccio poi alla fine. Una politica, certo. Allora io andrò su. Per spezzare un po', torno un po' su argomenti, insomma, su una. Io vorrei spiegare solo che i miei risultati sono i risultati di una squadra, non è di un sindaco solo, attenzione, perché hanno lavorato bene tutti gli assessori che sono stati con me e anche i consiglieri comunali, perché hanno approvato comunque tutto. No, un'altra cosa invece è l'apporto che avrebbero potuto dare sulla programmazione e comunque sulla rissosità all'interno del consiglio comunale. Allora, vai. Molto velocemente, perché è una cosa di qualche giorno fa, di cui sono, insomma, passando davanti alla scuola Mazzini. Sì. No? Io ero un po' di tempo che non ci andavo da quando sono iniziati i lavori. Cioè. Insomma, vedere quell'immagine sembra una scuola di Nassiria, di Aleppo. Cioè. Lì, alla Mazzini, come finirà? Scusate, ma vi siete informati prima di farmi la domanda a cosa successo alla scuola Mazzini? Sì, sappiamo, per, sì, lo sappiamo, sì. Ma come finirà? Come finirà? Cioè, vogliamo sappiamo le motivazioni. Abramo che ritorna, che farà? Allora, perché è veramente un pugno nell'occhio. No, perché sembra, siccome c'è stata una, come dire, una cosa bruttissima nella città di Catanzaro, no? Una scuola che è stata chiusa perché dice che non era... Quindi dovremmo chiudere l'ospedale, la prefettura, il comune di Catanzaro, giusto? Vabbè, perché storicamente sono state chiuse diverse scuole in quelle date, insomma. E perché non hanno chiuso il comune, insomma, che ha 200 anni prima della scuola Mazzini? Perché non hanno chiuso la prefettura? Perché non hanno chiuso l'ospedale? Perché non chiudono gli uffici dell'igiene? Che non, nessuno è a norma. Quindi, premesso che quella scuola non andava chiusa, io ho trovato il finanziamento al Ministero, neanche i fondi della Regione, l'ho appaltata. Hanno approvato un progetto il genio civile, tutti lo sanno, circa 4 mesi fa. Dopodiché mi chiama il genio civile della Regione Calabria e mi dice: guarda che ci hanno chiamato da Roma dopo quello che è successo l'anno scorso con l'ubifragio, guarda che molto probabilmente non vogliono più far adottare le fibre. Ho detto: ma scusatemi, prima me l'avete approvato, oggi mi dite una cosa del genere. Purtroppo è così, c'è una normativa da parte di Roma, altrimenti poi non ti daranno l'agibilità. Allora ci siamo fermati e abbiamo chiesto una perizia di variante. Punto. Per cui la scuola Mazzini, anche se ritarderà di 3-4 mesi, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo 86 cantieri. Mi si può contestare il fatto che un cantiere si fermi per un fatto tecnico per 3-4 mesi? Nel 1997, quando sono entrato, era la città dell'incompiuto. Nessuno si poneva il problema che la piscina era stata aggiudicata 23 anni prima. Nessuno si poneva il problema che l'auditorium era stato aggiudicato 32 anni prima. Nessuno si poneva che il Politeama era fermo da 8 anni. Nessuno si poneva il problema che il San Giovanni era fermo da 7 anni, dopo essere stato appaltato. Io ho sempre finito tutte le opere a Catanzaro, nessuno può dire che ci sia stata una sola opera che non sia stata finita, ma il problema è la Mazzini perché avrà 3 mesi di ritardo. Ma stiamo scherzando. Vabbè, abbiamo solo rassicurato la gente. Ma io ho fatto anche una proposta. Perché sa, poi le voci che circolano sono quelle allarmistiche. Una proposta alternativa, perché i ragazzi non possono stare in quella location. Che vergognoso dove stanno in questo momento i ragazzi. Quindi ho fatto anche un'altra proposta, che poi tra parentesi è una proposta tranquilla, perché col direttore Pollice ho anche detto
di avere altre sede per il conservatorio. Perché? Perché il conservatorio, diciamo chiaramente, questa è stata un'altra stortura. Il conservatorio è importantissimo, ma come viene organizzato il conservatorio? 100 ragazzi che si dividono per 5 giorni, 20 al giorno, e che si dividono per 8 ore, perché sono lezioni singole. Quindi il Palazzo Rossi, 2500 metri quadrati, vengono utilizzate due stanzette ogni ora. Quindi è uno spreco. Allora ho detto, utilizziamo il Rossi per portarci la Mazzini finché non è finito un nuovo edificio. E il conservatorio lo spostiamo. Abbiamo tanti immobili molto belli, addirittura avremo pure Palazzo Pazzi, abbiamo Vico Carbone che è una scuola ristrutturata, servono pochi spazi, ma lo stesso Pollice ha detto non è un problema di spazi, certo. La rappresentanza, è rappresentanza. Ma temporaneamente, se dobbiamo dare risposta ai nostri bambini, ho fatto anche una proposta, ci sono anche gli altri candidati a sindaco. Allora, vado con le mie domande invece più legate ai quartieri. Per esempio Giulia dice: buonasera, se viene eletto la prego di fare qualcosa anche per via Lucrezia della Valle, quartiere molto grande ma in preda al degrado. Sì. Quindi insomma ci sono richieste che arrivano anche per esempio dalla stessa Catanzaro Sala. Toto dice: Fiera di San Lorenzo, negli ultimi 10-15 anni è diventato il mercato del Bangladesh, sporca e indegna, agosto si avvicina, sarà rilanciata e come? Innanzitutto noi abbiamo bisogno di, come dicevo già l'altro giorno, c'era anche parlato di uno spostamento insomma della fiera magari in centro. Per noi abbiamo bisogno di una collaborazione forte, infatti mi sono impegnato che se dovessi essere eletto il giorno dopo partirà finalmente un tavolo di lavoro per concertarlo con tutte le associazioni di categorie. Non è possibile che debba occuparsi il comune della tipologia delle attività da inserire in una fiera così importante come quella di San Lorenzo. Il comune deve recepire le istanze che vengono dalle associazioni. Abbiamo provato più volte, ma il risultato è stato sempre negativo. È la stessa vicenda, come se si ricorderà, il vecchio macello. Era stata data con un finanziamento che avevamo avuto alla Confartigianato, l'ha gestito la Confartigianato, perché ha chiuso? Il problema è del comune. Se la Confartigianato mi chiede un immobile, io glielo do, mette i suoi artigiani e lo fa chiudere, non è un problema del sindaco. La stessa cosa come oggi parliamo dei commercianti. Hanno un progetto i commercianti, l'associazione Confcommercio? No. Chi è che ha presentato un progetto per i commercianti e per gli artigiani? Il comune di Catanzaro. Con Fincalabra, che prevede una marea di possibilità finanziate dalla comunità europea con il sistema di rete d'impresa, perché le agevolazioni per il singolo operatore non esistono, lo abbiamo fatto. Chi è che ha pensato all'edilizia sociale di riportarla nel centro storico per riqualificare gli appartamenti che sono sfitti oggi nel centro storico? Il comune, che ha chiamato l'ANCE, gli ha proposto, abbiamo fatto questa proposta alla Lega delle Cooperative, aspettiamo il bando per riqualificare e non creare e non costruire nuove abitazioni nelle periferie della città, e riqualificheremo il centro storico. Chi è che ha presentato il progetto sull'artigianato, che è complesso, perché noi per l'artigianato che metteremo nel centro storico nelle vie laterali siamo già partiti col progetto Marco Polo, che abbiamo presentato con voi alla stampa, abbiamo preso 10 ragazzi esperti di marketing, li abbiamo mandati nelle filiere. Li abbiamo mandati già a Squillaggi, a Triolo per le stoffe nelle filiere. Ci daranno un risultato questi ragazzi fra qualche mese. E Designer Week non è altro che un pezzo di questo mosaico, perché quelle stoffe che arriveranno a Triolo nei quartieri di Catanzaro, nelle vie laterali, con le vie tematiche, ci sarà un collegamento con questi stilisti di fama mondiale che disegneranno per loro. Questo è Designer Week, per valorizzare il nostro artigianato. Però tutto il comune sta facendo, anche quello di dire mi occuperò del lavoro, mi occuperò per il futuro dei ragazzi, perché non si sta muovendo niente. Noi assistiamo a una regione Calabria, va bene, lì dovremmo veramente parlare di padre padrone, con le deleghe che ha oggi il presidente, che ha bloccato tutto. Si stanno facendo dei bandi che non faranno mai, daremo delle agevolazioni, ma non faranno mai occupazione, perché per fare occupazione si procede in maniera diversa, si fa un tavolo di concertazione, si stabiliscono quanti sono i fondi, si stabiliscono i settori prioritari su cui si vuole intervenire,
con degli esperti, non dobbiamo dire noi, solamente noi, noi possiamo dire la nostra idea, si prendono delle società specializzate, si fa uno studio, dopodiché questo studio lo si porta avanti in maniera concertata, tutti lo devono condividere e si realizza finalmente il grande sogno di creare occupazione in Calabria. Come però? Monitorandolo mese per mese. Non si può pensare di fare uno studio e aspettare la fine, perché se sbagliamo non arriveranno più fondi dell'Europa. Non possiamo più sbagliare, è arrivato il momento di dire basta. È quello che sto proponendo a livello di messaggio anche elettorale ai miei concittadini. Non voglio essere più, non voglio parlare più del verde pubblico, che dovremmo sicuramente migliorare. Non voglio parlare di opere pubbliche, che continueremo sicuramente a partecipare a bandi e a riqualificare. Non voglio interessarmi di quello che per me è ormai diventata normale amministrazione. L'ho fatto, ho sanato il comune, ho sanato i debiti, ho portato avanti dei progetti, ormai ho uno staff che è capace di poter scrivere da soli i progetti, ora mi serve qualcos'altro, mi serve dare un futuro ai giovani, perché non possono andare più neanche a Milano, non possono trasferirsi più neanche al nord, perché gli stipendi sono calati anche lì, a malapena si pagano il fitto e da mangiare, allora preferiscono stare qui nella loro terra, allora abbiamo tante opportunità, c'è un mondo che sta cambiando, c'è una new economy che ci mette le condizioni di avere dei dati straordinari come il 600% sul turismo culturale. Noi possiamo aggiungere anche il cibo perché abbiamo agricoltura biologica, abbiamo dei siti meravigliosi, un mare meraviglioso, è un'opportunità per la Calabria, punto interrogativo, forse sì, perché sta aumentando il 600%. Si dice che nei prossimi 10 anni arriveranno anche i cinesi, arriveranno 10 miliardi di persone in Italia. E noi cosa facciamo? Rimaniamo fermi? E noi cosa pensiamo all'innovazione o alla ricerca scientifica? De cosa? Di farmacia che mi può inventare un farmaco, mi apparirà la fabbrichetta di 30 persone. Noi abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Mi va bene anche l'innovazione, ma attenzione, se non spendiamo però 200-300 milioni per l'innovazione, se non spendiamo 200-300 milioni per la ricerca. Andate a vedere sulla ricerca quanto sono state distribuite all'università dal 91 a oggi. È una cifra da capogiro che sfora il miliardo di euro. E che cosa abbiamo prodotto mai? Avete mai visto una sperimentazione che si è tramutata in cose produttive? Se avessimo distribuito 1 miliardo di euro, a quante famiglie avremmo arricchito in Calabria? L'avremmo fatto prima. Perché sono cifre che nessuno si va a guardare. Allora io non sono uno che dice queste cose perché voglio essere presuntuoso. No, perché mi interessano, mi vado a prendere i dati da chi i dati me li può dare. E cerco di imparare da chi queste cose me li può insegnare e cerco di leggere, di capire quello che accade nella mia regione, come sulla sanità. Noi parliamo degli ospedali, non abbiamo i soldi per costruire l'ospedale, abbiamo 2 miliardi e mezzo che acquistiamo di prodotti e servizi sui quali se facessimo il centro unico degli acquisti risparmieremmo senza neanche trattare con le ditte il 10%, 250 milioni di euro all'anno. Cosa significa? Che con un mutuo di 20 anni costruisci 20 nuovi ospedali. Con 250 milioni e nessuno ti sta a sentire, quindi è arrivato il momento in cui una classe dirigente, chiunque sia, che sia Catanzaro in forma, che sia l'ordine degli avvocati, dei commercialisti, degli ingegneri, degli architetti, degli imprenditori, una classe dirigente deve metterci la faccia e se le cose non vanno bisogna cominciare a protestare, perché qui c'è il futuro dei nostri figli. È una cosa ben diversa rispetto alle opere pubbliche. Qui c'è il rischio di una crisi sociale se non daremo risposta ai nostri giovani. Allora, andiamo sulla domanda, insomma, sollecitata da tantissimi, di cui dicevo prima, la situazione del Catanzaro Calcio. Molti giustamente scrivono non è questo il problema dei problemi per la città, ed è chiaro, no? Perché abbiamo parlato insomma, di lavoro, di futuro, e quelli sono sicuramente i problemi concreti e reali, però sappiamo bene il Catanzaro Calcio cosa rappresenta per questa città, anche dal punto di vista sociale, e di che valenza ha avuto nel passato, insomma, per questa città e per la Calabria tutta, direi. Per me è un problema perché abbiamo una bellissima tradizione che io non vorrei disperdere, quindi mi sono subito attivato e ho avuto oggi finalmente l'incontro con Jessica Cosentino, infatti uscirà anche un piccolo comunicato
dove mi hanno dato in dettaglio tutto ciò che c'è nel bilancio all'interno della società e dei vari contratti che sono in essere e che cosa dovremmo eventualmente chiedere a chi volesse acquistare questa società e capire qual è il modo più veloce prima di incorrere in alcune sanzioni, che significa diminuzione dei punteggi in classifica, per cui potrebbe non essere più appetibile acquistare il Catanzaro. E quindi stiamo facendo una corsa contro il tempo. Io di mattina mi dedico a questa cosa e pomeriggio vado a fare la campagna elettorale. Quindi abbiamo avuto oggi l'incontro a mezzogiorno, finalmente questi dati sono chiari. Devo dire che al di là delle contestazioni che ha avuto Cosentino o no, devo dire che i conti, una società così, per dire la verità, non l'avevo mai vista prima. Chi l'acquista in questo momento ha, diciamo... più che fare un affare, perché i soldini bisogna acquista però una società che non ha i conti come erano un tempo, insomma, dove bisognava dissanguarsi. L'ultima volta parlavamo di 9 milioni di euro di debiti, oggi stiamo parlando di molto, molto di meno, quindi vuol dire che è una società che non ha debiti, al di là dell'atteggiamento di Cosentino, se è riuscito dal punto di vista sportivo a portare la squadra in alto, eccetera. Però da questo punto di vista siamo... Ecco, quindi abbiamo questa adesso notizia comunque importante. Stiamo cercando di ipotizzare una cordata, molto probabilmente di imprenditori, non di Catanzaro, perché i nostri di Catanzaro, non tutti, credo che amino Catanzaro, lo dico con molta chiarezza, lo dico proprio ai telespettatori, perché c'erano gli imprenditori, ci sono gli imprenditori che a Catanzaro potrebbero tranquillamente, se facendo una cordata, comprare il Catanzaro, ma non se ne vogliono proprio interessare. Questo ci dovremmo credere, porre come problema, perché è una classe imprenditoriale, non tutti, perché non voglio fare tutta la sua fascia, intendiamoci, però del perché molti non hanno mai dato niente a questa città. Io me lo pongo il problema, ecco perché non mi pongo neanche il problema quando qualcuno è contro, o che quando si dice i poteri forti hanno gestito questa città. Io credo che i cittadini siano talmente intelligenti che hanno dimostrato che i poteri forti possono anche non vincere le elezioni, che poi tutto sommato tutti questi numeri che credevano di avere, poi alla fine non credo che li abbiamo dimostrato. Quindi questa è stata l'arma vincente che abbiamo utilizzato in questa campagna elettorale. Non abbiamo avuto paura di nessuno, non abbiamo fatto un conteggio sulla carta dei numeri per vincere. Siamo andati direttamente sulla gente e questo in parte ci ha premiato, non ci ha premiato totalmente, ma credo ci potrebbe premiare nel secondo turno. Però noi abbiamo creduto, perché d'altra parte, se non credi che il cittadino possa essere un po' più maturo anche per il voto, se non credi nella libertà del voto, allora vi dico con molta sincerità, è meglio se io me ne vado a casa, è meglio se non faccio il sindaco di Catanzaro. Perché non avrei più quella voglia di fare il sindaco, sapendo di essere ingabbiato in una situazione di potere nella mia città. Lo dico con molta chiarezza, saranno i cittadini a rendermi forte se sarò eletto, perché sarò finalmente un uomo libero da tutti i punti di vista, avendo dimostrato che chi ha il potere comunque non controlla i voti in queste città, o magari in piccola parte. Invece tutti quanti dicono, ma se Abramo non ha quell'imprenditore non uscirà mai, questo è quello che si diceva qualche anno fa. Abbiamo dimostrato il contrario, quindi oggi sto cercando di proporre una cordata di imprenditore, avrò un altro appuntamento lunedì con l'imprenditore che viene invece da fuori per capire se riusciamo a salvare il Catanzaro, perché è normale che un sindaco debba tenere la sua squadra. Siamo obbligati, ma io ci sto già lavorando da 10 giorni, 12 giorni, però non è facile avere tutti i dati, non è facile concepire un passaggio di quote, visto quello che è anche accaduto, perché adesso, oggi, diciamo da qualche giorno si può parlare del trasferimento di quote in questa società, perché prima era bloccato anche dal tribunale, perché l'amministratore era il presidente Cosentino, oggi ha trasferito le deleghe a Jessica, il giudice ha autorizzato. Oggi Jessica è potuta uscire sulla stampa per dire il Catanzaro è in vendita. 3 giorni fa non lo poteva fare, ma io sono già 15 giorni che sono dietro questo problema. Non aspetto il 26, non è un problema che devo farmi la pubblicità. Me l'avete chiesto voi, ma io non ho pubblicizzato neanche gli incontri che ho fatto in tutto questo periodo. Perché non bisogna utilizzare la squadra del Catanzaro per vincere le elezioni, sono due cose diverse.
quello lo dobbiamo fare perché sono i nostri colori e della nostra storia calcistica, quindi lo dobbiamo fare a prescindere da quello che sarà il risultato elettorale. Allora, ritorniamo, un inciso giusto per dirlo al nostro collaboratore Gianfranco Giovane, che poi scriverà il pezzo anche su queste dichiarazioni riguardo il Catanzaro. Ho capito bene, imprenditori da fuori sono stati contattati per... No, contattati, cioè anche sono stato contattato. Già stato contattato. Questo e quindi verranno sicuramente lunedì. Va benissimo. Non so neanche... Va bene. No, un imprenditore, però un imprenditore non mi chiedete che cosa fa nella vita, vogliamo sapere solo Mister insomma X. Mister X, lo chiameremo Mister X. Mister Colacino, una domanda. Allora, io voglio fare una domanda, ecco, a proposito di programma, ma non solo di programma, anche come implementazione, voglio fare il suggeritore nella buca, visto che parlerò di teatro, il suggeritore nella buca è la figura che suggerisce gli attori quando dimenticano le battute. Allora, ne parlo perché io domenica ho scritto di una cosa che era a titolo gratuito, altrimenti non farei pubblicità. Ho visto uno spettacolo meraviglioso, è un'anteprima di Grecalis fatto al Teatro di Calabria, di cui ho scritto, ripeto, per la mia testata, e ringrazio anche di questo spazio perché non mi occupo abitualmente di cultura, e devo dire la verità che in una assolatissima domenica di giugno ho visto un Marta, che per giunta non è una struttura comunale, è una struttura provinciale, quindi non sto, diciamo... mettendo in rilievo una specialità della casa, per così dire, piena e gremita fino all'inverosimile di un pubblico eterogeneo, cioè giovani, anziani, eccetera, eccetera, ed entusiasti. Allora, senza sciorinare, giustamente, anche San Giovanni, Politeama, eccetera, c'è adesso questo, l'ennesima edizione del Magna Grecia che si preannuncia stellare, già abbiamo avuto notevole anteprima, però voglio dire, Catanzaro è una città che ha fame di cultura, è... Al di là degli studenti nel centro storico, che certamente anche afferiscono lato senso intesi alla cultura, io credo che una delle chiavi vincenti sia quella di produrre cultura nel centro storico. Quindi al di là di Politeama, che fa gli spettacoli che fa, ma non può essere una cosa, diciamo, costante e periodica, al di là, ripeto, del San Giovanni, perché non puntare tutto anche con cifre modiche o delegando a queste strutture, quindi diciamo senza spendere nulla, solo concedendo degli spazi, ad usare la cultura come volano e come arma vincente veramente per rivitalizzare il centro storico. A parte che gli spazi sono già prenotati sia al San Giovanni e sia all'ex Stack fino a marzo del 2018. Okay. Oggi partirà una grande 2019. Mostra. 2019, sì. Oggi verrà inaugurata la mostra del Bacon, mi pare che sia un grande... a costo zero. Quindi noi stiamo già producendo a costo zero, perché se dovessimo decidere di fare qualcos'altro per la cultura dovremmo dire dove prendiamo i soldi, giusto? Perché se abbiamo problemi con il sociale, io non me la sento di spendere 200.000 euro per le mostre. Però vorrei ricordare che tutte le mostre fatte dalla provincia, al di là delle inaugurazioni, io sono andato a vedere tutti i giorni, non c'è nessuno. Voi dite che c'è stand, siete di cultura. Io parlo però di teatro, soprattutto. Vabbè, anche di teatro. Poi andiamo a vedere del perché una classe dirigente a Catanzaro non si compra i biglietti e non fa gli abbonamenti. Vediamolo, perché là sono con nome e cognome. Io ne ho fatti due l'anno scorso. Come? Ne ho fatti due per il Politeama. E lo devi dire perché due di Politeama. Tu devi spiegare perché due l'anno scorso. Che ha un palco di 20 persone che io posso utilizzare per ospitare, perché l'abbiamo messo anche nel... Io ne ho fatti due. Poi non ospitiamo mai nessuno. Mi devi spiegare perché il sindaco si fa due abbonamenti. E perché gli altri non lo fanno? Perché c'è una classe, diciamo, cosiddetta, tra virgolette, dirigente di Catanzaro che non fanno abbonamento ma non compra neanche un biglietto. E che poi dici però di amare la città e di voler fare cultura. Come tu non hai mai fatto mai un biglietto al Teatro Politeama e dici di amare la città? Come funziona in questa città? Fatemi capire, perché non capisco più niente. Io ho detto anche chiaramente, anche agli altri candidati, tu parli di cultura, non hai mai fatto un abbonamento, non hai mai fatto un biglietto in questa città. Come fai a parlare di cultura? Certo che va implementata la cultura, certo che ci dobbiamo aprire a costo zero, come dicevi tu prima, sinergia, a tante iniziative. Ma che abbiamo fatto noi? Con Design Week è la stessa identica cosa. Col teatro, certamente, se c'è qualcuno che ci vuole offrire uno spettacolo gratuitamente, noi siamo ben lieti di dare il Politeama. Lo abbiamo fatto nel passato e continueremo a farlo. Ma aspettiamo che comunque si faccia una politica diversa a livello regionale, perché voi mi dovete dire un'altra cosa. Parliamo del Comune di Catanzaro, parliamo della regione. Quanti si spendono? Quant'è il bando dove partecipiamo con musica e cinema da parte della Regione Calabria
il bando a livello regionale, ve lo dico io, 5-6 milioni. Vogliamo dire che finanziano anche i concerti che si fanno nei paesini? Vi sembra giusto? Parliamo di cultura e la regione perché non dà una precedenza ai due teatri storici che sono il Rendano e il Cilè, che sono chiuse, e al Teatro Politeama, che è l'unico ente che partecipa nella fondazione della Regione Calabria, e dà solamente 150.000 euro al Teatro Politeama, che costa solamente per mantenere la struttura 400, e poi invece a un qualsiasi promotore che ti presenta un progetto gli finanzia i concerti per, nelle piazze. Questa cultura... E devo dire anche a prezzi modici il Politeama. Devo dire anche a prezzi accettabili, perché una poltronissima era 380 euro, quindi l'abbonamento, con un'opera lirica, eccetera. Costa poco, no? Ripeto, questo lo posso testimoniare. Allora, perché non ci poniamo questo come problema? Come classe dirigente a dire, cara Regione, ma cosa stai facendo? Perché non facciamo vera cultura in Calabria? I concerti, chi vuole, il promotore, se lo organizza e la gente va, se lo vede e paga il biglietto, come era un tempo. Noi diamo i contributi dalla comunità europea per i concerti all'aperto, ma stiamo scherzando. E i teatri praticamente chiudono. Il Cilè è chiuso. Dovrebbe dare la regione prima priorità ai teatri. Poi se ci sono soldi fate quello che volete, ma stiamo disperdendo un patrimonio. I teatri addirittura, se avessimo l'aiuto della regione, potremmo metterci d'accordo. E quando il Catanzaro produce, o viceversa, Cosenza, lo potremmo fare girare e lo potremmo vendere anche agli altri teatri al nord, fuori. Che è quello che abbiamo sempre proposto noi, allora, con le famose scuole civiche di Milano, fare la produzione all'interno. Invece no, io assisto ai bandi in cui gli amici si finanziano progetti per 200-300 mila euro che su concerti in piazza, ma stiamo scherzando. Siamo arrivati a un livello bassissimo, ecco perché il problema nostro non è il comune di Catanzaro, il problema nostro è una regione che in questo momento è sorda, la politica è sorda anche all'interno della regione, non faccio distinzione tra destra e sinistra, è una classe dirigente che si deve unire per, come dire, mettere le condizioni la regione di operare meglio. Non voglio contestare la regione, questo è un voto anche contro la regione nel comune di Catanzaro. Perché il Presidente non ci ha messo la faccia in questa campagna elettorale? Perché ieri ha detto ci saranno i soldi per Catanzaro? Quale? Perché fino ad oggi tu non hai dato niente. Io sono stato il primo a mettermi contro Scopelliti. Voi sapete la lite che ho avuto per la Sodica, mi sono alzato e me ne sono andato. Ma cosa devo dire a Scopelliti? A differenza da Scopelliti e oggi Oliverio. Che comunque una regione, anche se è iniziata l'altra, l'ha finita. Va bene? E finalmente abbiamo eliminato il partito dei fitti. Che comunque i 20 milioni per il porto ce li aveva dati, che comunque i 5 milioni per lo stadio ce li ha dati, che comunque i corsi di specializzazione li ha finanziati per 3 anni all'università, adesso rischiano di chiudere. Cosa devo dire della regione? Che si è inventata che dopo aver finito il molo del porto e adesso con i 20 milioni dovevamo fare i servizi a terra, dice che ci vuole la via. Non c'è voluta prima la via che abbiamo costruito, dove abbiamo costruito il molo, mi chiedi oggi la via. E poi a chi la chiede la Comune Catanzaro? Scusatemi. Che c'entra il Comune di Catanzaro? Il Comune di Catanzaro ha firmato un accordo di programma per spendere i 6 milioni del porto per conto della regione. Siamo stati stazione appaltante. I 20 milioni ancora non sono nostri, sono della regione. La via la regione avrebbe dovuto chiedere la se stessa, perché il porto è della regione, non è del Comune di Catanzaro. Dopo potremmo chiedere, una volta finiti i lavori, di darcelo in concessione per gestirlo noi. Quindi è stata una barzelletta, una presa in giro, ha voluto utilizzare quei soldi per la provincia di Cosenza. Oggi il nostro acquedotto è a rischio, perché non ci poniamo questo come problema? Che abbiamo un acquedotto che passa sul letto del fiume, che ormai il fiume è stato scavato e i piloni rischiano di cadere da un momento all'altro. Che succede se cadono quei piloni? Che non avremo acqua per un mese, due mesi. Noi possiamo correre questo pericolo e le concertazioni fatte dal prefetto, gli accordi presi dal prefetto, i finanziamenti che aspettavamo dalla regione, dove sono? Per l'acquedotto della città di Catanzaro. Ecco perché ho voluto saldare i debiti con la regione e con la Sorica, perché io ho impiantato già una causa e sto andando al tribunale di Napoli delle acque e pagheranno un prezzo altissimo, e se incasserò quei soldi li riverserò tutti ai cittadini per i disagi che ci hanno creato sull'acqua.
Questi sono i veri problemi. Altro che la piazzetta, altro che la politica o le, come dire, una campagna elettorale denigratoria di gente che ieri stava dalla nostra parte, oggi sta dall'altra parte e ti denigra con delle offese quasi a livello personale. Perché non c'è la capacità da parte di queste persone a pensare ad altro, se non a denigrare necessariamente a Bravo. Cosa avrei voluto anche dal mio concorrente? Non è rispettoso nei miei confronti, è stato irrispettoso nei confronti dei cittadini, perché i cittadini avrebbero voluto il confronto per capire se Abramo è capace, se Ciconte è capace. E quindi è mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Non si può fare il sindaco dicendo un giorno una cosa e poi dicendone un'altra, o bleffando dicendo che è impegnato come ieri all'RTC perché c'era il ministro. Il ministro è andato via alle 8, la trasmissione alle 10 e mezza. Il confronto è la prima volta nella storia politica che come dire, vedo una cosa del genere. Non è giusto, ma nei confronti dei cittadini, perché oggi bisogna cambiare totalmente l'atteggiamento anche politico, bisogna cambiarlo, perché altrimenti avremo dei movimenti come abbiamo avuto quello dei 5 Stelle, che poi è stato un flop, ma il rischio è quello. Allora abbiamo 5 minuti soltanto, Antonio, avanza una tua domanda e poi andiamo per la conclusione. Una domanda conclusiva almeno per la parte mia. No, sicuro di tutti, da parte di tutti. Siccome abbiamo parlato del... il sindaco ha detto troppi no, probabilmente ho detto troppi no, quindi adesso mi sono trovato molte persone che erano con me da un'altra parte. Quali sono invece i sì che secondo Sergio Abramo dovesse vincere il suo avversario Ciconte, quali sono i sì che saranno portati, che saranno chiesti al tuo avversario qualora dovesse vincere lui il ballottaggio? Quale si chiede avversario? No, se dovesse vincere il mio avversario gli faccio gli auguri, gli stringo la mano, sarà un problema solo il giorno dopo. Io non devo chiedere niente al mio avversario, assolutamente. Io ho perso tantissima gente per aver detto dei no, perché non sono lì al comune per gestire il potere, perché poi devo candidarmi alla Camera, al Senato, non mi interessa, l'ho sempre detto, mi interessa solo la città di Catanzaro. Però so perfettamente che se vuoi gestire bene la cosa pubblica devi essere libero, non devi avere vincoli. Io vincoli no, ne ho. La mia campagna elettorale non ho avuto un solo imprenditore, neanche piccolo, al mio fianco. Io ho speso tutti i soldi che ho speso, e sono tanti, nella campagna elettorale, sono tutti tracciabili con i miei assegni personali. Non ho mai voluto nessuna sponsorizzazione, perché voglio essere uomo libero. Perché solo così puoi cambiare le cose, solo così puoi chiedere anche alla tua coalizione, che per dire la verità mi è stata molto vicina, perché anche la mia coalizione ha accettato questo progetto di cambiamento. Non è solo Sergio Abramo, attenzione, perché loro non era facile convincere 5 liste civiche più il partito di Forza Italia a fare una campagna elettorale con poche liste, chiedendo il rinnovamento all'interno, perché c'erano tanti appetiti di chi voleva essere candidato, ma loro hanno accettato questa sfida, perché io ho spiegato a loro che andando in giro in questi anni ho riscontrato una grande voglia del cambiamento. Quindi non è solo il risultato di Sergio Abramo, ma di un'intera coalizione che mi è stata vicina. Allora, sindaco, chiudiamo con questa alleanza strategica tra il centro storico e la Marina. Lei ha fatto un comunicato proprio qualche giorno fa parlando, sì, di questa alleanza strategica, che però io mi permetto, anche alla luce dei messaggi che sono arrivati, per esempio Mino dice parliamo anche della zona nord della città, dovrebbe essere un'alleanza strategica che comprende un po' tutta questa città benedetta, che non si sente tanto città unica, ma si sente un po' divisa nei vari quartieri. Ecco, allora, la sfida di Sergio Abramo come si può vincere per far sì che Catanzaro sia unica e che si finisca, diciamo, questa guerra tra poveri, tra i vari quartieri, in modo tale che tutti possano vivere in base anche a quelle che sono le proprie vocazioni, perché chiaramente Catanzaro ha delle vocazioni differenti tra le sue varie aree. Come si può fare? Ma io, guarda, tra la gente, a parte il 1997, quando arrivai per la prima volta come giovane amministratore, il giovane sindaco, a parte Lido che voleva staccarsi come comune da Catanzaro, io poi non ho vissuto più quella fase. Io credo che questo del centro storico sia stata messa con abilità
anche da una parte politica, quella di dire che il centro storico è stato messo un po' da parte, perché se ricordiamo il numero delle opere, voi lo sapete perfettamente, che sono state realizzate al Lido fino ad oggi sono circa 16 milioni di euro, va bene? A cui si aggiungeranno i 20 del porto. Se noi oggi facciamo la somma degli interventi su Catanzaro Centro sono 52, a cui si aggiungeranno 100 milioni della metropolitana. Allora, cosa stiamo parlando? Non è stato penalizzato il centro storico, Lido sono partite prima le opere, che è una cosa diversa. Centro storico sono partiti dopo, gli appalti e i finanziamenti. Quindi non è stato penalizzato il centro storico, sono delle cose messe ad arte. Il centro storico non è, come dire, ha una crisi commerciale, il centro storico, che c'è in tutte le città d'Italia. Ma provate a fare una telefonata, io ho visto l'altro giorno, è venuto per una scuola un insegnante dell'Università di Perugia, a cui ho chiesto com'è il vostro centro storico, una crisi enorme. Sono stato 2 mesi fa a Modena, ho chiesto ma il centro storico, voglio andare a vederlo, non c'era anima viva nel centro storico, nei negozi, nella piazza dove c'erano invece i bar era pieno. È una crisi che stanno vivendo tutte le città. Poi facciamo la differenza su Cosenza, ma siamo andati al centro storico di Cosenza, non c'è neanche un bar. La sera alle 8 c'è il coprifuoco, non entra nessuno, tutti confondono con Corso Mazzini a Cosenza, che sono due cose diverse. Loro hanno Corso Mazzini e noi abbiamo il quartiere Lido. Allora ci sono delle bugie, poi abbiamo il problema del centro storico, ma scusate, siamo 93.000 abitanti, 1.000 persone possono frequentare un po' di più il centro storico e vedrà che abbiamo risolto il problema. 1.000 persone a Catanzaro su 93.000 possono comprare qualcosa in più sul centro storico, abbiamo risolto il problema. Le persone che si lamentano a Catanzaro, lo dico chiaramente, potete andare meno ai centri commerciali, poco di meno, poco, non è che sto dicendo non andate ai centri commerciali, altrimenti domani si apre la diatriba e Abramo non vuole i centri commerciali. No, ci sono in tutte le città, è giusto che ci sia qui. Ma qualcuno vuole farsi anche una passeggiata sul centro storico? Vuole cominciare a puntare sul centro storico? Per viverlo sicuramente più intensamente di quanto si vive oggi, vogliamo partecipare quando ci sono delle attività culturali un po' di più, perché molte volte c'è assenza su queste. Oggi c'è la mostra di Bacon, benissimo, ci saranno 200 persone, da domani potete andare a visitarle, le gallerie di San Giovanni potete continuare a visitarle, siamo 93.000, sono andati ancora in 15.000. I 75.000, volete andare a visitare le gallerie però di San Giovanni? Però si riscontrava qualche problemino sulle visite alle gallerie. Io non sono andato, quindi su questo non posso parlare. Qual è il perché problemino? Non ho toccato con mano. C'era una certa farraginosità nell'accesso, insomma. Vabbè, c'era tanta gente, soprattutto c'era tanta gente, è chiaro che anche per questioni di sicurezza la fila l'abbiamo fatta tutti, pure noi siamo stati in coda per tanto tempo, ma quello è fisiologico. Non è che si è mai andata ai musei di casa. Appunto, quello è fisiologico. Un mese fa. Va bene, siamo... Siamo arrivati al termine di questa... E cos'è bella la fila la fanno? Qualcuno mi dice, ma Lido c'è un traffico enorme. Io mi ricordo che 20 anni fa andava a Santa Margherita Rigole, quando c'era il giovane imprenditore. C'era l'incontro. 2 ore e mezza per entrare. Certo, vabbè. È un chilometro di strada. Se Lido è pieno vuol dire che è un fatto positivo che c'è un po' di traffico. Però vorrei ricordare cos'era Catanzaro prima della nuova 106, intorno alla città di Catanzaro. Oggi sul traffico non ci possiamo lamentare. Vorrei ricordare cos'era Piera dei Flips tanti anni fa. Bene, allora noi siamo arrivati al termine di questa lunga chiacchierata. Io ringrazio Sergio Abramo per essere stato nostro ospite, anche per i disagi di ieri, della lunga attesa di ieri. Grazie mille ad Antonio Cantisani e Danilo Colacino. Sottolineo, ed è giusto che sia così, alla fine di questa trasmissione che noi avevamo come testata invitato anche l'altro candidato, sia per una trasmissione come questa, cioè da individualmente presente in questa trasmissione, sia per un confronto, e non abbiamo avuto risposta positiva per questo tipo di invito, quindi è giusto dirlo perché qualcuno potrebbe... No, parlo io, sì.
noi finiamo sempre col messaggio finale, lo abbiamo fatto, assolutamente. Poi, prima di dimenticare, ringrazio Nicolas Macario che è stato in regia insieme al suo staff, il direttore Riccardo Rinardo, Roberto Tolomeo come sempre in redazione. Vi ricordo, come dice giustamente Danilo, che noi saremo impegnati nella lunga maratona elettorale di domenica sera dalle 23 in poi, e anche questa volta abbiamo la presunzione di dire che vi faremo sapere per primi chi sarà il nuovo sindaco di Catanzaro, così come è successo diciamo 5 anni fa, e così come anche 2 domeniche fa abbiamo detto chi andava al ballottaggio, abbiamo dato i risultati diciamo non quelli ufficiali ma sicuramente ufficiosi, che sono assolutamente attendibili. E allora lascio questi 15 secondi finali a Sergio Abramo per il suo messaggio finale e poi vi saluto dopo. Il mio messaggio finale è: il progetto che ho sul centro storico, sono sicuro che fra un anno, se sarò eletta, ci ritroveremo qui e mi direte: Abramo aveva ragione. Ho le idee chiare sul centro storico, lo voglio chiarire. Come ho le idee chiare di unire una città, perché non voglio andare a Lido e sentir parlare male di Catanzaro a quartiere Lido e viceversa. Per me la città deve essere una città che si unisce, però posso dire innanzitutto che nei prossimi 5 anni il sindaco, se sarà eletto Sergio Abramo, mi impegnerò ancora di più di quello che mi sono impegnato in questi 5 anni, però sul mondo del lavoro. Questa è una promessa che faccio a me stesso, perché credo che sia la cosa più importante, che riguarda tutte le nostre famiglie, tutte, perché tutte nelle nostre famiglie abbiamo dei problemi. E quindi sarà l'impegno mio nei prossimi 5 anni. Però non lasciamo, visto e considerato che c'è stata una bella affluenza giorno 12 al 71%, non torniamo indietro. Andate a votare perché il voto è importante. Votate chi volete, però andate a votare. Bene, allora grazie mille ancora al sindaco Sergio Abramo e grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per domenica sera a partire dalle 22:50.